quello che ho visto è un grave ritardo, ahimè, da tempo si sarebbe dovuto fare questo. Siamo in un luogo splendido, ma in realtà abbiamo perso un sacco di tempo e credo che la gente abbia sofferto inutilmente. Se fossimo stati meglio organizzati e più decenti, cioè se i soldi della collettività fossero stati spesi in un altro modo, credo che non saremmo nella situazione attuale. Sebbene qualche cosa si sta facendo, ma non credo che possiamo dirci soddisfatti come italiani, intendo dire. Immagino che gli aquilani lo siano meno mediamente di quanto lo sono gli italiani in generale, tutto lì. In questo momento mi sto occupando un po' di finanza e sto guardando delle cose orribili, nel senso che noi abbiamo un'organizzazione alla quale abbiamo aderito, che è l'Europa, che è un'organizzazione, ahimè, la chiamo organizzazione perché è una burocrazia, non ha nulla a che vedere con la democrazia, proprio nulla, la quale sta portandoci via i soldi, cioè ci stanno mettendo sul lastrico, per cui le nostre debolezze organizzative sono accoppiate con il fatto che apparentemente non c'è denaro. E invece il denaro ci sarebbe, e sarebbe tra l'altro lavoro per tutti. Sarebbe il denaro, sarebbe lavoro per tutti, e noi invece lo centelliniamo per ricostruire quello che è normalmente in questo paese avviene, cioè i terremoti. I terremoti avvengono normalmente, siamo noi che siamo anomali rispetto a ciò che avviene. Dovremmo semplicemente organizzarci e quando accade, senza strapparci i capelli, fare in modo che duri il meno possibile, cosa che non avviene. Questo è il mio giudizio politico generale. Questa cosa qua è bellissima, anzi ho chiesto poco fa di capire chi è che finanzia questo tipo di attività. Per esempio scopro che le finanzia solo gli enti pubblici e invece io credo che bisognerebbe fare un salto e chiedere per esempio alle grandi imprese italiane, quelle che restano, e di finanziare queste cose. Sono molto più importanti queste che qualche, come dire, qualche operazione di immagine che si fa nelle grandi capitali. Per esempio, se gli imprenditori amassero il loro paese, capirebbero che queste cose qui devono finanziare loro. Dovrebbero essere centinaia di queste occasioni di incontro dove la gente, gli studenti, si trovano di fronte alla cultura del mondo, per esempio. Invece questo non accade e questo secondo me aggrava la nostra dipendenza culturale, intellettuale, deprime le nostre capacità intellettuali e quindi sostanzialmente è tutta televisione e la televisione sappiamo che cos'è, è Hollywood, ne parlerò questa sera, ne voglio parlare, noi siamo immersi in una cultura che non è neanche la nostra. Allora, bisognerebbe che queste cose qui venissero inserite in un vero e proprio programma culturale nazionale, perché le nostre opere, il nostro paese di per sé è un museo meraviglioso, ma c'è il resto del mondo che dovremmo conoscere, quindi sarebbe un modo per elevare il tenore intellettuale della gente, piccole iniezioni ma fondamentali. Io nella mia infanzia, che è molto lontana, mi ricordo che alcune delle scelte attuali che mi hanno portato qui sono derivate da cose che ho conosciuto, leggendo, studiando, ascoltando, guardando, conoscendo. Quindi immagino che per tutti sia la stessa cosa. Individui vaccinati dalla cultura, non nel senso della cultura paludata, dalla conoscenza, insomma, in poche parole. Chi conosce di più è migliore di chi conosce di meno. È banale, sarà banale, ma è così. Chi riceve ispirazione dalla cultura altrui o anche dalla nostra diventa migliore di quello che non ha ricevuto nessuna ispirazione, oppure se ha ricevuto un'ispirazione è peggiore, deleteria, intendo dire. Faccio un esempio cruciale, brutale, anzi più che cruciale, ma le due cose stanno insieme. Se io vado su Facebook e scrivo, non so, il nome di un cantante di rap e poi vado a vedere i filmati, vedo che milioni, decine di milioni, centinaia di milioni di giovani guardano e se ne divertono la depravazione intellettuale di massa. Allora io mi domando, ma come possiamo sperare di avere una generazione migliore se quello che vede è tutto peggiore, è deteriore?
è caduta nel nulla, è dollari che cadono dal soffitto, è droga, è sigarette che si fumano, è peggio ancora, è automobili di lusso, è donne più o meno tutte svestite e volgari. Se questo è lo sviluppo della cultura, mi scappa da ridere quando dico queste cose, perché vorrei capire le donne che hanno, per esempio, manifestato a Roma per l'8 di marzo, tirandosi sui vestiti, davvero erano convinte di fare un'opera di progresso? Francamente, io non credo. Credo che siamo in una forma di degenerazione, come dire, pian piano, come un ruscello che va verso il basso, inesorabilmente, e non produce niente, cioè la cultura non si produce per caso. Chi fa cultura lo fa con fatica, sempre. Non conosco cultura che non sia fatica e lavoro. Bene, allora noi dovremmo rimboccarci le mani e dire bisogna ricostruire la cultura. Ricostruire la cultura. E se non la si ricostruisce all'Aquila, dove la si ricostruisce? Intorno al Colosseo? Non credo. Non credo che sia lì il luogo. Il luogo è dove c'è il popolo, dove c'è la gente, dove ci sono poi le generazioni future, quelle che devono lavorare concretamente loro. E quindi questo riguarda tutta l'Italia. Noi siamo qui al centro dell'Italia, ma io giro un po' per l'Italia molto per presentare i miei libri. E che cosa scopro? Che il 90% delle richieste di presentare un libro sono al centro-nord. Al sud non c'è niente, per esempio. Non c'è niente, non ci sono circoli culturali, non ci sono programmi, quasi niente, perché c'è proprio qualche gigantesco e tenace sforzo individuale di qualcuno. Non c'è niente, non ci sono neanche centri di ritrovo. Quindi questo vi chiedo, mi viene in mente Gramsci, ci vorrebbe una grande riforma intellettuale e morale del nostro paese, prima di tutto il resto. Questo è un piccolo esempio, mi pare, positivo di quello che si dovrebbe fare, ma che si dovrebbe finanziare, però. Non costringendovi a presentare quattro film, ma facendo un festival che vi consente di portarne qui 30 di film. Sarebbe un progresso reale della situazione, come dire. Come dire, Trump forse potrebbe addirittura essere meglio di quello che è stato prima, perché quelli che se ne sono andati, che sono stati sconfitti, cioè Hillary Clinton, Obama, hanno creato loro un disastro. Trump non sappiamo ancora che cosa creerà, non ho molte speranze, ma certamente il disastro dei rapporti. Io direi un po' meglio, non solo tra l'Europa, gli Stati Uniti e la Russia, ma in generale tra l'Europa e il resto del mondo. Io parto sempre dalla cifra che per me è cruciale. Siamo 7 miliardi. L'Occidente è 1 miliardo scarso. L'Occidente ha trascinato il mondo in una crisi che ormai è evidente a tutti. Ed è noi, siamo noi che l'abbiamo costruita questa crisi, non gli altri. Gli altri 6 miliardi non credo che ci amino. Mediamente ci possono anche invidiare perché siamo più ricchi di loro, questo è normale, ma non ci amano e non conoscono i nostri valori, e neanche i migliori, conoscono sicuramente i peggiori. Quindi mi auguro che da qualche parte in Occidente emerga la necessità di capire gli altri. Banalmente dico questo, noi la Russia non la capiamo, l'Occidente non la conosce. Prima di tutto, non la conosce. Se ne è costruito un'immagine fittizia, fasulla. Io recentemente ho scritto un libro intitolato Russofobia 2.0, che in Italia è uscito con un titolo di mercato, Putinfobia. Ma questo libro racconta la russofobia 2.0, cioè la russofobia di oggi. Invece di cercare di capirli, noi li stiamo come si chiama, demonizzando. Li stiamo espellendo dalla comunità internazionale pensando di essere noi che domineremo il mondo. E io quando guardo l'atteggiamento europeo verso i russi, verso la Russia, verso Putin, penso che dietro la Russia c'è la Cina, che è la stessa cosa, è un altro mondo, anzi è un altro mondo al cubo. E se noi continuiamo a pensare di essere il centro del mondo, saranno guai. Saranno guai. Perché li abbiamo, la mia tesi è questa, noi abbiamo rapinato il resto del mondo e per questo siamo ricchi, per 3 secoli. Ci siamo abituati pensando che questo è il nostro destino, inesorabile. E invece non è così, ci sono i momenti della svolta. Questo
L'Occidente è fermo, non cresce più, non crescerà più, il resto del mondo invece crescerà e vorrà un cambio di forza, un cambio di rapporti. E siccome prima noi li abbiamo rapinati semplicemente perché eravamo i più forti, adesso noi non possiamo più rapinarli neanche se volessimo, perché non siamo più i più forti. Ci sono dall'altra parte grandi paesi come la Russia che hanno la potenza per rintuzzare ogni nostro presuntuoso desiderio. E dopo la Russia c'è la Cina, che è sicuramente il dominatore del XXI secolo e di cui noi non conosciamo niente, niente dell'uno, niente dell'altro. Per cui il problema che si pone è quanto ci impiegheremo a capire che la Cina è un altro continente e che noi non potremo dettargli la legge come abbiamo fatto fino ad ora, perché sono diventati più forti di noi. Questo è uno. E per quanto riguarda la Russia, posso soltanto dire questo. Voi mostrate dei film russi qui che non sono passati praticamente nel circuito. C'è una ragione. Sono brutti? No, sono belli. Sono veri in ogni caso. Questa è una forma di realismo che io chiamerei il realismo russo, che deriva, tra l'altro è figlio diretto del nostro neorealismo, tra le altre cose. Io almeno lo considero così. Bene. Noi non vediamo i loro film, non conosciamo niente della loro cultura, non sappiamo niente della loro musica, non conosciamo neanche la loro televisione. Praticamente i loro film non li vede nessuno. C'è una ragione? È il loro livello intellettuale, culturale, tecnico, professionale? No, assolutamente no. È che il mercato ha deciso che noi non li dobbiamo vedere. È esattamente questo, non ci sono altre spiegazioni. Perché certo, naturalmente, loro hanno anche costituito, intendo dire loro, Hollywood, hanno anche costituito il gusto. Il gusto l'hanno formato loro, è il gusto di Hollywood. E Hollywood è diventato la norma unica, è il pensiero unico, tradotto nella quotidianità del cinema. È Hollywood. Quindi noi non conosciamo nulla, ma non lo conosciamo perché se noi mostrassimo alla gente i film russi, la gente non li troverebbe omogenei al suo livello di gusto. E questa è la questione. Siamo sicuri che il nostro livello di gusto debba essere universale? Chi ce l'ha detto? Non è così. Così come la nostra dichiarazione dei principi che dal secondo dopoguerra domina le nostre idee, idee solo, non fatti, intendiamoci. È la dichiarazione dei diritti universali, ma non sono i diritti universali, sono i diritti nostri, che possono anche essere belli, ma non sono universali. Allora che facciamo? Come li distribuiamo i nostri diritti al resto del mondo, che non li conosce, non li desidera, non ce li ha chiesti? Adesso abbiamo passato tutta la fase, diciamo, George Bush Junior, George Bush padre, Clinton, in cui noi abbiamo cercato di trasmettere i nostri diritti attraverso, cioè i nostri diritti, la nostra democrazia, attraverso i bombardamenti. Non ha funzionato, questo è chiaro che non ha funzionato. Sono 15 anni che cerchiamo di esportare i nostri diritti bombardando quelli che non li accettano e poi imponendogli le elezioni come le facciamo noi. Tutta roba che non può funzionare, né oggi, né domani, né fra una generazione, fra due. Quindi tutto questo dice che stiamo vivendo nel pensiero unico che si traduce in tutte le forme, pensiero unico nei principi, pensiero unico nel cinema, pensiero unico nei gusti, pensiero unico nei consumi, eccetera, eccetera. Questo già non piace a molti occidentali, figuriamoci se piacerà al resto del mondo, non piacerà al resto del mondo, non accetteranno tutta questa roba se non dopo averla inventata a loro volta, ma sarà un'altra, non sarà la nostra. Né la democrazia nostra può valere per loro, sempre che ci sia, e non c'è più neanche da noi, né il cinema, né eccetera. Quindi credo che siamo di fronte alla necessità di un grande cambiamento epocale, intellettuale. Se lo sappiamo sopportare, bene, se non lo sappiamo sopportare, peggio per noi. Ci varrà addosso come un treno blindato. Ho formato pandoratv.it come tentativo di rompere questo schema. Ovviamente non mi faccio nessuna illusione, non lo rompo sicuramente così, anche se scopro che c'è un grande pubblico. Questo ha colpito perfino me.
Io sono sbalordito dalla quantità di gente che guarda una televisione via web. Adesso siamo 1,5 milioni, 2 milioni di spettatori unici al mese. Ed è una cosa stupefacente. Se io potessi dilatarmi fuori dal web, io sono convinto, anzi sono certo che raggiungerei 5-6 milioni di spettatori senza difficoltà. Non lo posso fare perché non ho i mezzi, ma questo è il risultato. Ma rispondendo alla sua domanda, in realtà noi abbiamo l'intero sistema della comunicazione, intendo dire quello che io chiamo mainstream, cioè la corrente principale, dominante di un fiume che trascina tutto, cioè grandi giornali e soprattutto grandi televisioni, va tutta totalmente in direzione del pensiero unico. I rivoli secondari sono marginali, sono grida nel deserto, sono esplosioni di intelligenza, ma restano marginali. La grande massa della gente viene investita da un unico gusto, per intenderci, un unico pensiero. E quindi questo, come dire, conduce, è il pifferaio magico che ci porta tutti ad affondare, perlomeno tutti quelli che non, quelli che sono vittime della sindrome di Stoccolma, quelli che amano il nemico, quelli che non sanno di non sapere e che sono convinti che ciò che sanno, cioè che ciò che non sanno, è tutto ciò che si può sapere. Più o meno questo. Qualcuno dice, io ho usato spesso l'analogia con Matrix, hanno costruito un mondo virtuale che è il loro mondo, non è il nostro, ma che ci sembra bellissimo. Oppure hanno costruito un sistema in cui noi siamo mitragliati quotidianamente, noi e i nostri figli, da messaggi totalmente irreali, che creano un mondo irreale, che produce soltanto tremenda delusione e infelicità. E sono proiettili che, a differenza di quelli veri che uccidono, sono proiettili che fanno piacere, piacciono. Così come la pubblicità fatta bene piace. Sono bei colori, belle proposte. Cioè, 2/3 di ciò che noi vediamo è pubblicità, cioè è falso. L'altro terzo che noi vediamo è fiction. Quel poco di notizie che noi vedevamo e che vediamo tuttora è semi-fiction. Cioè mescolata, gossip più qualche goccia di notizie. Quindi praticamente milioni di persone, parlo dell'Italia, ogni giorno ricevono una dose massiccia di fiction, menzogna variamente distribuita. È possibile che da questo venga fuori un popolo colto, intelligente, capace di creare? No. Questo è il modo per abbattere il livello intellettuale della popolazione. Altri paesi l'hanno già fatto questo percorso, è l'America, e abbiamo visto che anche questo percorso, anche in America, non funziona perché le ultime elezioni, quelle di Trump, hanno dimostrato chiaramente che chi ha votato Trump è un'altra America, non quella del mainstream. Infatti tutti i giornali e tutte le televisioni hanno fatto la campagna contro Trump e la gente ha votato per Trump. Cosa significa? Significa che si sta rompendo una catena di questo meccanismo che ha funzionato per gli ultimi 80 anni, praticamente. Questo meccanismo si sta rompendo. Io sono convinto che si sta rompendo sul serio. Quello che verrà dopo non lo so, ma certamente questo meccanismo va in pezzi. Tre esempi. Le elezioni americane, prima il Brexit, uguale identica situazione. Tutta la stampa europea e tutta quella inglese si è battuta perché la Gran Bretagna restasse in Europa. Gli inglesi hanno votato contro. In Italia abbiamo avuto il referendum il 5 dicembre, dicembre o novembre? Non mi ricordo 4 più. dicembre. Dicembre, sì, 4 dicembre. 4 dicembre, esattamente. Il 4 dicembre abbiamo fatto il referendum, tutta la stampa e tutti i canali televisivi hanno fatto il referendum, hanno progettato e programmato una vittoria del sì, il 60% degli italiani ha votato no. Che significa? Significa che anche lì si è rotto un canale, o comunque si sta rompendo un canale di comunicazione che è quello delle elite con i condizionati dell'elite. Questo è quello che sta accadendo. Io credo che siamo alla vigilia di un cambiamento di tutta la geografia politica dell'Europa, come minimo. Da qui a 5 anni quello che vediamo oggi non ci sarà più.
e sarà sostituito da qualcos'altro. La domanda è che cosa? Perché se vince la signora Le Pen, magari si distruggerà la NATO e sarà positivo, magari si farà un dialogo con la Russia e sarà positivo, ma sarà una forma di razzismo e xenofobico su scala nazionale. Orrore, orrore. Quindi quello che stiamo creando è una cosa tutta sotto un punto interrogativo. Il web oggi come oggi è una valvola di sfogo, in parte una valvola di sfogo che consente alla gente di esprimersi, in parte è già diventato una fonte ulteriore di condizionamento. Cioè, basta guardare le proporzioni. In questo momento il web è per l'80-90% YouTube. A YouTube c'è di tutto, non è che sia il punto di riferimento critico. Quelli che sul web vanno a cercare informazione e producono informazione alternativa accettabile sono, ci sono, ma sono la minoranza. La maggioranza è il chiacchiericcio senza contenuto. Facebook è questo. Io lo uso Facebook, lo uso tutti i giorni, lo uso intensamente perché lo uso per fare pedagogia politica. In qualche modo è questa. Ho la presunzione di avere una certa esperienza, quindi la uso. Ma quanti sono quelli che usano Facebook per queste ragioni? Lo vedo perfino dei commenti sulla mia pagina, che pure sono commenti alti, cioè che vengono a discutere, a porre le domande, a intavolare una discussione intellettuale, tra virgolette. Ma se lei guarda qualunque sito altrove, si accorgerà che il livello della discussione è inesistente. Si chiacchiera, ti si chiede di dare un ok a una fotografia, ti si chiede di commentare bene quello che ha detto il tuo amico su una questione irrilevante, c'è la compagnia che guarda i gatti, c'è la compagnia che, non so, delle più diverse, hobby, chiamiamoli così. Quindi questo non è formazione, quindi non è un'alternativa a una informazione corretta. Però certo, siccome hanno capito i signori del mainstream, hanno capito che c'è un'incrinatura rilevante nella loro capacità di manipolazione e di dominio, adesso se la stanno prendendo col web e cercheranno di ridurre gli spazi per quelli che nel web ci pensano. Quindi tutto il discorso delle fake news, tutto questo discorso che viene costruendo man mano attraverso i russi, gli hacker russi, tutta questa cosa misteriosa, poi viene fuori la signora Boldrini che mette in piedi un comitato che lei dice di saggi, in realtà mi permetto di dire un comitato di cialtroni che dovrebbe decidere chi sono quelle che fanno le fake news e chi sono invece quelli che fanno della buona informazione. Figuriamoci, se ci riferiamo a quei signori lì, c'è da mettersi le mani nei capelli. Tra l'altro nessuno di loro è giornalista, quindi non sanno neanche cos'è il mestiere del giornalismo. Quindi poi viene fuori la senatrice Gambaro con un progetto di legge che dice che chi fa fake news può essere soggetto a pesantissime multe o addirittura carcere. Ecco dei criteri che praticamente leggendo con attenzione il progetto di legge della signora Gambaro, firmato da una quindicina di senatori della Repubblica Italiana, praticamente ogni opinione viene equiparata a un'opinione dissidente. Cioè è un progetto di legge che sancisce che la dissidenza è vietata. Perché c'è un articolo in cui dice addirittura che scrive cose che possono essere considerate in disaccordo con il sentire comune. Questo è il reato di opinione classico, cioè Orwell, scritto su un progetto di legge del Senato italiano. Quindi questo però a mio avviso manifesta l'incapacità di questa gente, perché loro, avendo capito che il mainstream è in crisi, e cioè che la gente ha sempre meno fiducia nelle fonti che considera le fonti ufficiali, prendersela con internet non è la risposta al problema. La risposta al problema per loro è molto più seria. Come mai miliardi di persone nel mondo non vi credono più? Ci sarà una ragione, non può venire solo da un manipolo ristretto di persone che hanno delle idee diverse dalle vostre. Non è possibile. C'è un problema generale, e il problema generale lo riassumo così: siccome loro ci dicono che tutto va bene, che tutto funziona, che questo è il migliore dei mondi possibili,
Che cosa sta accadendo? È che milioni di persone non si trovano di fronte a una specie di dissonanza cognitiva. Sentono dire una cosa, uguale dappertutto, ma vivono un'altra realtà, che non è quella. E questo fatto è un fatto oggettivo. Si è spezzata il criterio della verità. La mia verità, quando è mia e basta. Ma quando intorno a me tutti pensano che questa sia la verità e poi sentiamo tutti i giorni una verità opposta, beh, la gente si chiede se sia vero. Per un po' si chiede se sia vero, poi comincia a capire che non è vero. E allora, succede che non compra più i giornali, infatti i giornali crollano e, come dire, può fare quello che può fare l'individuo singolo, guardano la televisione, per ora guardano i canali che hanno a disposizione, poi non li guarderanno più neanche quelli. E quindi il vero problema è che c'è una vera e propria lesione del consenso sociale. Che c'è stato per un lungo periodo, adesso sta finendo. E anche questo apre la strada a una grande trasformazione politica. Ripeto, quale? Non lo so, perché i centri di unificazione non ci sono, le linee alternative non esistono, un'opposizione politica coerente non c'è e quindi questo è il problema. Che cosa avverrà? Non lo so. Tutto quello che posso dire è che so che avverrà qualcosa di poco gradevole. E che gli equilibri in questo caso si rompono come si rompe una brocca d'acqua. Si rompe una brocca d'acqua e l'acqua precipita, non è che va a finire da qualche parte, non è un fiume, si espanderà sul pavimento. Prima che si rompa il vaso ci sarà la guerra, perché gli interessi sono giganteschi. Quando io leggo, e leggo da fonti ufficiali, che 85 persone al mondo dispongono di più della metà di tutte le risorse disponibili in questo pianeta, vuol dire che il resto della popolazione mondiale c'è il resto, ma c'è qualcosa di profondamente errato. E a un certo punto coloro che sono stati depredati, ma sono armati, agiranno. C'è poco da fare. Vogliamo un esempio concreto. Se gli americani vogliono fare del dollaro il loro sistema di pressione di ricatto nei confronti del resto del mondo. Bisogna vedere fino a che punto i cinesi sono d'accordo con questo. I cinesi che detengono 3 trilioni di dollari del debito americano. Accetteranno i cinesi di farsi espropriare di 3 trilioni di dollari a vantaggio di 300 milioni di americani? Ne dubito. No, a vantaggio non di 300 milioni, a vantaggio di 10.000 persone negli Stati Uniti, più o meno. Ne dubito. E la Russia? La Russia non la potrai fermare, la Russia è un grande, immenso paese lungo 8 fusi orari che ha tutte le risorse disponibili per i prossimi 100 anni, non si lascerà derubare la Russia, non lo farà. E quindi dovrai applicare la forza. E quindi io credo che la cosa più probabile di tutte le varianti possibili è l'esplosione di una grande guerra. Io sono un sostenitore di Papa Francesco che dice che la terza guerra mondiale è già cominciata e si sta facendo a pezzi. Per un po' si fa a pezzi e poi diventerà guerra vera e propria. Tutto sta a dire questo. Quindi prima del vaso che si rompe avremo la guerra. Grazie.